L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati celebra ogni anno il 20 giugno la Giornata Mondiale del Rifugiato. Il numero di persone fuggite da guerre, persecuzioni e violenze nel mondo ha segnato un record storico di 65,3 milioni a fine 2015, il 9,7% in più rispetto al 2014, quando il totale era di 59,5 milioni. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, circa la metà dei rifugiati di tutto il mondo sono bambini e la principale causa mondiale di fuga resta la guerra in Siria. Castrovillari, dopo l'approvazione da parte del Ministero dell'Interno del progetto SPRAR biennio 2016-2017 per l'accoglienza di richiedenti titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria, per far memoria di quanti sono costretti a fuggire dai loro paesi, ha aderito alla Giornata Mondiale del Rifugiato che si è tenuta nel Castello Aragonese, organizzata dalla locale amministrazione comunale di concerto con l'assessore all'istruzione e pianificazione sociale Giuseppe Russo, con le associazioni presenti sul territorio. Questa è una giornata, ma non è la sola, ne abbiamo fatto altre anche col vescovo. Noi contiamo di farne tante perché attraverso la discussione, il confronto, la verifica delle posizioni, noi non riteniamo di avere la verità in tasca, ecco perché vogliamo confrontarci. Però noi riteniamo che attraverso il confronto si può capire che giornate come queste, la presenza dell'altro, la presenza di gente che fugge dai propri luoghi, noi sappiamo, perché anche noi abbiamo subito l'emigrazione, che cosa voleva dire lasciare un luogo, perché penso che nessuno va via a cuor leggero dalle proprie realtà, dalle proprie città. Ecco, capire che cos'è l'altro, capire le esigenze che hanno l'altro e capire che forse noi in fondo, la nostra civiltà, la nostra, come dire, i paesi occidentali che hanno tanto, hanno davvero tanto spreco rispetto a chi invece ha poco, e che forse possiamo fare quella integrazione e quella solidarietà vera, cercando di, come dire, esportare umanità piuttosto che ridurla e banalizzarla ad aspetti economici. La serata si è aperta con la preghiera interreligiosa dell'imam di Villapiana, a cui ha fatto eco quella del responsabile ufficio diocesano ecumenico di Cassano Ionio. Lui ha letto il Corano e si trova qui oggi. Per dimostrare che c'è e ci sarà ancora la fratellanza umana. Ha letto le parole di Dio praticamente. Dobbiamo essere fratelli, dobbiamo essere sempre riuniti perché alla fine siamo figli di un unico uomo che è Adamo e che siamo contro le guerre. E che siamo contro i terroristi che hanno rovinato tante parti del mondo. Perché vinca finalmente la pace e che dal cuore di ogni uomo e di ogni donna siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra. Signore, disarma la lingua e le mani. Rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre una e soltanto fratello. E lo stile della nostra vita diventi pace, salam. Un'occasione di condivisione, approfondimento e testimonianze di immigrati giunti nel nostro paese, come quella del giovane, ora ospite a Cassano, giunto da noi dal Gambia, appena 19enne, con tanta voglia di fare. Nel suo paese era un sarto e a Cassano la CIDIS Ollus ha creato un laboratorio sartoriale dove il giovane lavora, ma tante sono state le storie raccontate in questa giornata, dove per l'occasione è stata organizzata una mostra fotografica a firma del CIDIS Ollus di Cassano lo Ionio. Il tutto contrassegnato e arricchito da stand multietnici delle comunità di immigranti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché dei progetti SPRAR attivi in provincia e di stand divulgativi. Lo SPRAR da noi funziona, devo dire, bene.
ormai sono diversi anni a Cerzedo che esiste questo progetto e c'è un via vai, ovviamente come tutti gli SPRAR i beneficiari hanno un periodo in cui diciamo sostano da noi e in questo periodo noi ci occupiamo di tutto, dell'accoglienza, della parte legale, della sanità e li accompagniamo in un percorso di preparazione alla conoscenza diciamo del territorio. San Basile è da 2 anni che ormai sperimenta l'integrazione di rifugiati e richiedenti asilo politico. L'esperienza è positiva e non poteva essere diversamente. San Basile è un paese di minoranza linguistica che quindi negli anni passati ha sperimentato sulla propria pelle che cosa significava andare via dalla propria terra e rifugiarsi in altri territori. Ed è per questo che grazie all'accoglienza del nostro popolo, della nostra cittadina e grazie ai ragazzi che operano nel nostro territorio e sono a fianco a queste persone che cercano nella nostra terra promessa, l'Italia, in questo caso la Calabria, c'è una forte integrazione. Un'occasione, ha affermato l'assessore alle politiche sociali Giuseppe Russo, che in un contesto amichevole e di festa ha voluto favorire la conoscenza reciproca, diretta e immediata tra popolazione e nuovi cittadini, senza perdere di vista l'alto valore etico, sociale ed inclusivo di tali integrazioni.